È morto Franco Marini, ennesima vittima del Covid. Nato a San Pio delle Camere, in provincia dell'Aquila, nel 1933, Marini è stato un sindacalista e politico d'animo centrista. A inizio gennaio era risultato positivo al coronavirus e una volta negativizzato è stato ricoverato per complicazioni dovute ai postumi della malattia in una clinica di Roma, dove è morto all'età di 87 anni. Franco Marini, alpino, si iscrisse alla Democrazia Cristiana quando aveva 17 anni. Lì iniziò il suo impegno politico, prima ancora di studiare legge all'università. Nel 1985 divenne segretario nazionale della CISL, carica che ricoprì fino al 91, quando fu nominato ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nel settimo governo Andreotti. È solo l'anno successivo che fu candidato dalla DC per la prima volta, risultando il primo degli eletti a livello nazionale. Nel 97 divenne segretario del Partito Popolare Italiano, tra le cui fila fu eletto al Parlamento Europeo nel 99. Nel 2006 è diventato presidente del Senato, a discapito proprio del suo ex leader, Giulio Andreotti. Nel 2008, alla caduta del secondo governo Prodi, Marini ricevette un mandato esplorativo dall'allora capo di Stato Giorgio Napolitano. Le consultazioni però non andarono a buon fine e così tramontò l'idea di un governo tecnico guidato dall'abruzzese. Marini ha partecipato alla fondazione del Partito Democratico e nel 2013 fu indicato come successore di Napolitano alla presidenza della Repubblica da un foltissimo gruppo parlamentare. Da parte del PD, dal PDL di Berlusconi, da Scelta Civica di Monti, dall'UDC, dalla Lega Nord, dal gruppo di Fratelli d'Italia e da altri partiti minoritari. Alla votazione parlamentare ottenne la maggioranza assoluta, ma non un numero di voti sufficiente a superare la soglia dei due terzi al primo scrutinio. Sfumata la possibilità di raggiungere l'apice delle istituzioni italiane, termina la parabola politica, perlomeno pubblica, di un uomo che nel corso della sua carriera ottenne le simpatie di tutto il panorama parlamentare, da destra a sinistra. In queste ore tanti personaggi illustri stanno affidando ai social il proprio cordoglio, dai presidenti delle Camere Casellati e Fico al presidente del Parlamento Europeo Sassoli, da leader di partito come Zingaretti, Tajani e Renzi fino al sindacato che guidò negli anni Ottanta. In Abruzzo il segretario del PD Michele Fina lo definisce un padre, un maestro e un amico. L'ex governatore Luciano D'Alfonso lo ha ricordato in un lungo post come esponente della dottrina sociale della Chiesa. L'Abruzzo dice addio a una figura che ha segnato profondamente la sua storia, così il coordinatore della Lega Luigi D'Eramo. Che è già stato presentato. Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che si è aperta con il ricordo di Franco Marini, deceduto a Roma, il politico abruzzese di San Pio delle Camere in provincia dell'Aquila, è morto a seguito di complicazioni dovute al Covid, per il quale era stato ricoverato a Rieti e poi successivamente a Roma. Come abbiamo ascoltato, insomma, una figura di primo piano della politica italiana, e noi per continuare a parlare proprio della figura di Franco Marini ci colleghiamo in diretta con Francavilla al Mare, dove c'è il nostro Paolo Renzetti in compagnia del segretario, ex segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, che saluto e ringrazio. Linea a te, Paolo. Sì, grazie, grazie Alfredo, un saluto come sempre ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare a Raffaele Bonanni per aver accettato il nostro invito. Direi chi meglio di lei, Bonanni, ci può raccontare chi era Franco Marini, chi è stato Franco Marini, che come lei è stato segretario generale nazionale della CISL, come lei abruzzese, un abruzzese forte e gentile. Ma Franco Marini è stato un vero leader perché riusciva a convincere le persone, ad aggregare le persone, ma nello stesso tempo senza utilizzare argomenti, diciamo così, non lusinghieri per gli avversari, riuscendo ad andare d'accordo anche con loro, riuscendo a comporre ogni sfaccettatura delle questioni che si affrontavano. Un vero leader è questo, perché un vero leader politico, anche se non si usa di questi tempi, è chi riesce a fare compromessi, chi riesce a mettere d'accordo
più opinioni, è l'arte più nobile della politica quando viene intesa in questo modo. E Marini è stato in questo un maestro, sempre fedelissimo alle sue opinioni e alla sua realtà di riferimento, ma nello stesso tempo capace di dialogare anche con gli avversari. Chissà, mi si chiedevo proprio minuti fa, chissà come avrebbe valutato l'esperimento che si sta facendo in queste ore con Draghi, che gli somiglia molto, molto determinato, ma molto capace di riuscire a mettere insieme più realtà per disegni alti, non perdersi mai nei litigi sterili che avviliscono la democrazia, ma invece impegnarsi molto per mettere d'accordo le persone, per fare cammini insieme per la democrazia. Morani, possiamo dire che Franco Marini è stato un sindacalista prestato alla politica? Sì, un sindacalista, si è formato nel sindacato e si è fatto notare come si è fatto notare in politica, per le stesse virtù che lui possedeva. Lui faceva in sindacato come faceva in politica, cioè lavorava molto, manteneva salda la sua posizione sulla sua realtà, ma nello stesso tempo si dirigeva sempre verso gli altri. La cosa che raccontava il vostro servizio poc'anzi, no? Che era riuscito anche a mettere insieme realtà, diciamo così, contrapposte politicamente, vuol dire che aveva delle grandi qualità. Questo è un leader politico e perdiamo un leader politico mentre in Italia si sta sperimentando un nuovo cammino che io spero sia molto proficuo. Sono convinto che Franco avrebbe visto di buon occhio appunto questo esperimento, che ci toglie dai problemi economici, ci toglie dai problemi di contrapposizione inutile, ci toglie dai problemi che hanno fatto dell'Italia un'Italietta che non meritiamo. Possiamo dire che Marini appartiene a una politica che probabilmente oggi non c'è più. Lei faceva il parallelo con Mario Draghi, ma l'arrivo di Mario Draghi si è realizzato perché probabilmente la politica di oggi non è stata più in grado di governare questo paese. Ma è evidente, evidentissimo da tutti gli accadimenti che abbiamo avuto, ci si perde, la politica è diventata come un ambiente del calcio, dove è la tifoseria, lì è giusto pure, è legittimo che sia così, che viene animata la tifoseria. La politica, insisto, non può essere realtà di tifoseria, la politica è il luogo di incontro, perché si amministrano interessi della gente, dei cittadini, sono dei interessi molto molto delicati, si trova il compromesso andando incontro agli altri. D'altronde la comunità politica rappresenta la comunità civile, ogni porzione ha una sua posizione e ogni porzione deve incontrarsi con l'altra porzione. Lei conosceva bene Franco Marini, le chiedo non tanto dal punto di vista pubblico ma privato un aneddoto, se ce lo vuole raccontare, qualcosa di meno conosciuto di Franco Marini che riguarda anche la sua persona. Ma vabbè, tutti conosciamo appunto le abitudini. Io posso raccontare una cosa che mi ha sempre colpito, io che non sono stato astemio ma quasi. Per molti anni, quando era presidente del Senato, lui amava che io andassi a trovarlo alla fine della giornata per discutere delle cose che erano successe, insomma io ero seduto dalla CISL, lui al Senato, e poi immancabilmente alla uscita dal Senato ci recavamo ogni volta in una vineria per bere il solito bicchiere di vino rosso Punto del Pulciano d'Abruzzo, e io bevevo, anche se non ho mai bevuto, bevo molto molto raramente, ma lui ogni sera, come aveva fatto sempre peraltro, ha bevuto il suo bicchiere di vino DOC abruzzese. Alfredo, linea a te allo studio per qualche altra considerazione con Raffaele Bonanni. Sì, e mi riallaccio proprio a questa ultima, a questo aneddoto che ci ha raccontato il segretario Bonanni, perché volevo chiedere a lui, da abruzzese, il rapporto di Marini con la sua regione, sia dal punto di vista privato ma anche e soprattutto dal punto di vista pubblico, cioè quello che l'ex presidente del Senato è riuscito a fare per la sua terra.
Ma lui, come tutte le persone, come me d'altronde, che sono abruzzesi, ma che sono stati lontani per moltissimi decenni, era molto affezionato al suo Abruzzo e ne parlava spesso e si crucciava anche moltissimo per il suo Abruzzo, lo voleva più dinamico e così via, però alla fine mi ricordo ogni volta diceva: ma tutto sommato il nostro Abruzzo è ancora incontaminato, no? E quindi ci risolvevamo sempre la questione della serie, sì, le cose non vanno proprio bene, ma vanno meglio che in altre parti, che era anche il sintomo, la testimonianza di un amore incondizionato riguardo alla sua terra dall'infanzia, la sua terra della gioventù. Segretario, abbiamo ascoltato nel servizio, insomma, ma ce lo ricordiamo tutti, che per un soffio Marini non è stato Presidente della Repubblica e sarebbe stato, diciamo, anche per l'Abruzzo un grande onore avere un Presidente abruzzese. Ecco, però possiamo dire sicuramente che Franco Marini è stato un protagonista della Prima Repubblica e poi anche della Seconda Repubblica, perché è stato tra i padri fondatori del Partito Democratico e comunque si è lasciato un segno nella storia, al di là delle cariche istituzionali che ha ricoperto. Sì, è stato impegnato nella Prima Repubblica, però ha portato anche nella Seconda Repubblica i caratteri, i connotati, le virtù della Prima Repubblica. Non si è mai piegato alle consuetudini della Seconda Repubblica, quello dello scontro a tutti i costi, quello appunto della faziosità e quella del populismo. Lui disdegnava, cioè lui non amava molto, era infastidito ogni volta dal personalismo che usciva fuori abbondante dall'attività politica della Seconda Repubblica. Sì, si è molto impegnato in politica della Seconda Repubblica, ma mantenendo salde le opinioni e anche il carattere di persona impegnata nel pubblico della Prima Repubblica. Segretario, per chiudere, qual è l'eredità politica che lascia a tutti noi abruzzesi Franco Marini? Ma l'eredità intanto che nella realtà democratica è ancora possibile che ragazzi giovani dei più sperduti paesi dell'Italia possono appunto ambire a dare un contributo così alto alla propria comunità nazionale attraverso le virtù che io sottolineavo, attraverso la fedeltà alla propria terra, attraverso la fedeltà al proprio modo di vedere le cose, alla propria filosofia di fondo, di riferimento, e attraverso fedeltà alle persone in quanto tali, tutte le persone, anche quelle che magari non hanno la stessa opinione che abbiamo noi stessi. E queste sono virtù importantissime. Credo che il pragmatismo e la flessibilità di Marini è un'eredità importantissima in un tempo come questo, dove la flessibilità, il pragmatismo e la tolleranza non sono elementi molto diffusi. Io ringrazio davvero sentitamente Raffaele Bonanni, già segretario generale nazionale della CISL, lo ricordo, dal 2016 al 2014. Grazie per averci raccontato il Franco Marini politico, ma soprattutto anche l'uomo, il politico abruzzese che tanto ha fatto per la sua terra. Grazie Bonanni. Grazie a voi. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Da Francavilla al Mare è tutto, linea a te Alfredo. Sì. Dal 2006 al 2014, precisiamo per i nostri telespettatori, a Paolo è scappato un lapsus pensando alle date. Noi adesso invece proseguiamo con il nostro telegiornale, voltiamo pagina dopo questo ricordo doveroso di un grande abruzzese delle istituzioni nazionali. Torniamo a parlare invece dell'emergenza sanitaria con le misure prese per fronteggiare soprattutto nell'area metropolitana l'aumento dei contagi. Il sindaco e il questore di Pescara sono intervenuti sui preoccupanti numeri che si stanno registrando nelle ultime ore. Il sindaco Masci ha rivendicato la chiusura delle scuole. Oggi riunione fra il prefetto e il primo cittadino. Sentiamo il servizio.
Il virus mette in allarme l'area metropolitana di Pescara. Oggi incontro tra il prefetto e il sindaco Carlo Masci per elaborare nuove misure di contenimento dei contagi, oltre a quella già disposta dal primo cittadino di chiudere tutte le scuole. Non si poteva fare altrimenti, perché quando la ASL ci comunica che in questi giorni i contagi si stanno espandendo in maniera esponenziale proprio nelle scuole di infanzia, le elementari e le medie, e che la percentuale di bambini contagiati da 3 a 12 anni è passata dal 4% al 14% in 3 giorni, bisogna prendere delle decisioni drastiche. Al centro delle polemiche gli assembramenti davanti a bar e locali, con la chiusura imposta a diversi esercizi che non avrebbero rispettato le normative. Noi abbiamo il dovere di richiamare un po' tutti noi stessi al rispetto delle norme, e quando chiudiamo un locale o quando applichiamo una sanzione lo facciamo sempre a malincuore, perché il poliziotto non deve fare sanzioni Covid o chiudere i locali, però in questo momento non necessita. Lo dico anche ai miei funzionari, quando facciamo le riunioni dobbiamo stare sempre distanziati, i giovani stanno soffrendo più di noi, perché noi abbiamo un lavoro, abbiamo una posizione economica, abbiamo una posizione sociale, i giovani sono stati privati della libertà, privati della cultura, della scuola, ma non perché è una necessità, quindi dobbiamo essere molto tolleranti nei loro confronti e soprattutto indicargli una strada, indicargli una via. È un dato di fatto che a Pescara il sabato e la domenica si radunano persone che vengono da tutta la provincia, da tutta la regione, c'è una situazione sicuramente difficile, dobbiamo evitare gli assembramenti in ogni modo, dobbiamo ricordare a tutti le 3 regole fondamentali, che sono le mascherine, la pulizia e il distanziamento. Certo è che il risultato non si ottiene chiudendo una piazza o un'altra, perché naturalmente le persone poi si assembrano in altre zone. Dobbiamo gestire la questione con il buon senso, con l'equilibrio che è necessario da parte di tutti. In queste ore dunque le scuole sono al centro del dibattito nell'opinione pubblica, con la pandemia che sta mettendo chiaramente in seria difficoltà il sistema scolastico regionale, ma non solo, un po' in tutta Italia sono sempre più dunque le scuole chiuse per la presenza di studenti e docenti positivi, mentre i numeri dicono che per il prossimo anno ci sarà un calo degli iscritti. Noi continuiamo a chiedere da oramai da mesi una scuola in sicurezza, una scuola che faccia degli screening per prevenzione, non come accade adesso a seguito di focolai, quindi per limitare i danni già accaduti sostanzialmente. Vorremmo prevenirli, vorremmo far stare tutti in sicurezza a scuola. A Pescara, ma anche in altri comuni, i sindaci hanno chiuso tutte le scuole. Il presidente Marsiglio la settimana scorsa aveva chiuso le scuole superiori. Qual è il vostro giudizio, il vostro pensiero su questi provvedimenti? Ripeto, questi sono provvedimenti purtroppo che arrivano dopo i danni, dobbiamo cercare di prevenirli, dobbiamo cercare di dare sicurezza a scuola si fanno tante iniziative, si fa un'educazione alla salute, si fa una prevenzione delle devianze, la prevenzione per chi può poi andare verso l'alcol, verso le droghe, capire e così via. Oggi non diamo un segnale positivo non facendo screening preventivi, ma intervenendo solo successivamente. Comunque vanno ringraziati i sindaci che poi intervengono. I numeri dicono che nelle ultime settimane però nelle scuole ci sono stati diversi positivi. Come si può spiegare questo al di là di questi controlli che ci sono stati un po' a singhiozzo? Perché i problemi sono rimasti irrisolti, i problemi dei trasporti, ma soprattutto i problemi strutturali delle scuole. Gli spazi sono sempre quelli, insomma, voglio dire, non è quella prevenzione, quella famosa distanza, il metro tra le rime buccali, non è in realtà una reale prevenzione della diffusione del contagio. A tutto questo si aggiunge un punto interrogativo per quanto riguarda il prossimo anno scolastico, al di là dei problemi che ci sono oggi, perché proprio in un vostro documento si evince che c'è un calo di iscritti per quanto riguarda il prossimo anno scolastico. Sì, l'ufficio regionale ci ha informati di questa perdita che corrisponde praticamente a livello regionale quasi a un istituto scolastico. Non sono numeri omogenei su tutto il territorio, ma il segnale è quello, ancora di una diminuzione della popolazione scolastica.
Voltiamo pagina. Il Comune di Teramo ha predisposto le procedure per le domande di ristoro dei danni provocati dalla neve e dal sisma del 2017. A disposizione per l'intera regione ci sono 100 milioni di euro. Le domande già presentate dovranno essere ripetute, mentre per le nuove si dovrà allegare una perizia tecnica asseverata. C'è tempo fino al 31 di marzo. Sentiamo. Le domande vanno presentate entro il 31 marzo con una perizia asseverata da un tecnico che dovrà dimostrare il nesso di causalità con gli avversi agenti atmosferici del gennaio 2017. Sono dei fondi che, grazie veramente all'attività incessante del presidente dell'ANCI regionale, del nostro sindaco Gian Guido D'Alberto e del commissario alla ricostruzione, commissario Legnini, siamo riusciti a recuperare dopo quasi 4 anni. Sembravano fondi che oramai dimenticati, in realtà questa attività veramente di sensibilizzazione e questa attività da parte del commissario di vicinanza ai territori ha fatto sì che venissero ritrovati questi fondi, che non sono pochi, ma sono 100 milioni di euro per il solo Abruzzo, ma che potrebbero anche essere di più in relazione a queste attività che abbiamo messo in campo. Potrebbero essere danni anche di tipo dissesti idrogeologici, come fabbricati, attività lavorative, come pannelli fotovoltaici, come attività che si sono dovute delocalizzare in relazione a quell'evento. Le domande che sono state presentate, che sono già presenti nel comune, dovranno essere ripetute. Le domande che saranno ovviamente successivamente trasmesse all'USR per la valutazione della richiesta, se ritenute, diciamo, correttamente formulate e con un nesso di causalità evidente, saranno ricompensate anche delle spese e delle perizie tecniche, per cui far fare la domanda significa non preoccuparsi della spesa che si sta sostenendo nell'immediatezza, ma tecnicamente quelle spese, quei soldi saranno poi rimborsati. Il 31 marzo sembra un periodo molto lontano, in realtà per poter predisporre una pratica di questo tipo che dimostri in modo con atti coevi che il nesso di causalità non è così semplice, per cui chiediamo a tutti i cittadini di svolgere un'attività immediata, quindi di verificare se hanno avuto dei danni e quindi di chiamare i propri tecnici per presentare la domanda entro il 31 marzo. E questa sera turno infrasettimanale per il Pescara, che sarà di scena al Castellani sul campo della capolista Empoli. I biancazzurri di Roberto Breda dovranno tentare una vera e propria impresa per riscattare le ultime 4 sconfitte consecutive. Il tecnico del Delfino torna alla difesa a 3 con Balzano, Bocchetti e Scognamiglio, anche se l'eventuale avanzamento proprio di Balzano sulla corsia destra al posto di Bellanova potrebbe vedere il ritorno di Drudi nel pacchetto arretrato. A centrocampo, out De Sena per squalifica, dovrebbero giocare dal primo minuto gli altri nuovi acquisti, Rigoni e Tabanelli, il tutto in un modulo, il 3-5-1-1, che potrebbe vedere Maestro agire alle spalle dell'unica punta Seter, vista anche l'assenza di Giannetti che soffre di un problema all'adduttore e dovrebbe tornare disponibile sabato. In casa toscana, titolare davanti uno degli ex, Leonardo Mancuso, capocannoniere del campionato cadetto, con uno tra Lamantia e Matos e Moreo a supporto, mentre in difesa l'altro ex Romagnoli nel pacchetto a 4 con Nicolau, Terzic e Casale. Fischio d'inizio fissato alle ore 19, arbitra Serra della sezione di Torino. Appuntamento, ve lo ricordo, con diretta stadio a partire dalle 18:30 per seguire il match del Castellani, che potrebbe essere decisivo per le sorti di Breda e della salvezza eventuale del Pescara. Ora la Serie C con il Teramo, terzo gol in stagione per l'attaccante Lorenzo Pinsauti, che ha permesso al Diavolo di acciuffare un pareggio sofferto col Monopoli in una gara che ha visto anche il cambio di modulo da parte del tecnico Paci. Abbiamo trovato davanti una squadra che praticamente si è difesa in 11 tutta la partita, di conseguenza non era facile trovare spazi e soprattutto non era facile riacciuffare il risultato.
Ma sì, sicuramente il 3-5-2 ci ha fatto, si sono andati a prendere un po' meglio, perché avevamo perso un po' di distanze nel primo tempo. E personalmente io cerco di adattarmi a ogni modulo, nel senso, non ti saprei dire se mi trovo meglio con uno o con l'altro, ci sono partite e partite. E oggi sicuramente nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. E il rigore sì, ero disegnato fin dall'inizio, sì. Ci possono essere tanti fattori, il primo è comunque la terza partita in una settimana e quindi forse siamo arrivati alla fine un po' sulle gambe. Comunque è stata una partita molto dispendiosa, soprattutto a centrocampo, e quindi di conseguenza forse l'unica cosa è quella. Del primo tempo non penso sia da buttare completamente, è chiaro che non ci aspettavamo forse una partita del genere e abbiamo trovato qualche difficoltà, sì. E ci sono stati dei pareggi che potevano essere vittorie, e noi però bisogna cercare di prendere spunto, di migliorare le cose che ci sono da migliorare in un percorso comunque, in un percorso. Quindi sì, è vero che magari ci sono stati magari dei punti persi, però teniamoci stretta questa cosa che siamo una squadra difficile da battere e quindi solida. Flessione io... Ripeto, magari forse solo sul piano fisico, ma penso sia anche una cosa abbastanza normale. Quando vai a giocare tre partite ravvicinate, ma poi tre partite che sono Bari, Foggia e Monopoli, sono comunque molto dispendiose. E quindi su quello ti posso dare ragione, però non credo ci sia da allarmarsi, insomma. E siamo delusi perché volevamo vincere, volevamo... Come hai detto te, la conferma di essere ritornati, quelli di inizio campionato. Però, ripeto, non ci vedo da farci, insomma, drammatico eccessivo, insomma. Bisogna pensare già alla partita di domenica. Serie D adesso, dopo il successo di Giulianova domani per il notaresco impegno nel recupero contro il Castelfidardo per il difensore Ivan Speranza, i rossoblù non devono pensare al cammino della capolista Campobasso ma continuare a macinare punti. Sentiamolo. Questa vittoria serve a restare attaccati al treno promozione, ci saranno i recuperi, è importante far punti anche e soprattutto con le squadre di medio-bassa classifica. Assolutamente, sono d'accordo col mister, è quello che ci diciamo ogni giorno noi dobbiamo pensare a noi stessi, a far bene. Era una vittoria importante questa da fare, l'abbiamo fatta, pensiamo al nostro cammino, pensiamo a far bene noi e poi vedremo dove arriveremo. Arriva Speranza, un'altra stagione con la S maiuscola. Ah no, io sono venuto in questa società, come dicevo all'inizio, una grande società seria che fa calcio da tanti anni. E cerco di dare il mio apporto a tutti i ragazzi, soprattutto i giovani, a portare la mia esperienza, metterla in pratica sul campo e dare tanti consigli, e speriamo di continuare a far bene, tanto come sempre vale solo la squadra, tutto ai fini della squadra. E questa sera in campo anche la Serie A di calcio a 5, la capolista Acquesapone riceve Eboli al Palarigopiano alle ore 20, allo stesso orario trasferta molto difficile a Pesaro per la Colormax Pescara, sentiamo Sergio Zappalorto. Ennesima vittoria esterna dell'Acquesapone Unigross che in trasferta, tranne il pari a Pesaro, le ha vinte tutte realizzando 56 dei 96 gol complessivi. Una faticaccia stavolta a Mantova contro, va detto, un ottimo quintetto, ma contava vincere in attesa del turno infrasettimanale di stasera, quando alle 20 al Palarigopiano se la vedrà con l'Eboli, più 18 punti della capolista nerazzurra sui campani battuti 5-2 in terra loro. Pure alle 20 di stasera incontro proibitivo sulla carta per la Colormax Pescara a Pesaro, ma la squadra di Palusci
vive sulle ali di un entusiasmo ritrovato dopo lo splendido colpaccio 3-2 contro il Forte Padova. Tre punti che, in concomitanza con altri risultati, rilanciano Coco e compagni in un'area respirabile. Per la cronaca tra i pali, il giovanissimo 18 anni Federico De Luca, esordiente da applausi contro i veneti per l'espulsione e conseguente squalifica di Mazzocchetti. Ferma la 2 in B, rinviato per il Covid il big match tra la Real del Montesilvano e la capolista Molfetta. Donne bloccato sull'1-1 in casa il Montesilvano dal kick-off, mentre in A2 va segnalato lo scatto in vetta solitaria del Francavilla, che espugna anche il campo del Sabina Lazio 9-3, mentre perdono in casa il Florida Pescara 1-2 col Chiaravalle e l'Orione Vezzano 1-3 con il Santa Maria Nuova. E il TG6 termina qui, tornerà alle ore 19 con una edizione flash per lasciare spazio alla partita fra Empoli e Pescara, che potrete seguire chiaramente con Diretta Stadio a partire dalle 18.30, ovviamente per far spazio al Pescara Pro Teramo, che solitamente va in onda nella giornata odierna, nella serata del martedì, è spostato a domani, mercoledì, alle ore 21. I nostri servizi sono online come sempre su tutte le piattaforme. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.